Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci troviamo su Dissidia Final Fantasy, Opera Omnia versione JP, perché è uscita Iroha. Iroha abbiamo visto dal trailer di ieri fare determinate cose, nel trailer di questa notte invece totalmente diversa. Abbiamo scoperto che la sua ex non scade dopo averla utilizzata la prima volta e la sua ex ovviamente è il punto forte di questo personaggio. Quindi probabilmente si sta puntando nuovamente a far esaltare le ex, dato che per un periodo le LD sono state veramente forse il fiore all'occhiello di qualsiasi personaggio. Quindi adesso con questa scusa, adesso abbiamo la possibilità di risfruttare nuovamente le ex qualora sia possibile. Abbiamo visto che Ashe, per esempio, ne rifulla l'utilizzo. Iroha adesso praticamente può utilizzarla due volte di seguito. Quindi diciamo che ci sono diverse situazioni che fanno pensare al riportare in auge l'ex. Ma vedremo cosa succederà nel futuro. Intanto io mi sono conservato anche il free ticket per oggi, giusto per una cosa mia personale, non tanto per altre robette. Allora, prendiamoci un qualche ricompensa. Ok, questa è la 15 che ci viene regalata appunto perché Iroha fa parte del capitolo, quindi personaggio capitolo regalano la 15 CP come la regalano negli eventi, stessa identica cosa. E adesso invece andiamoci a concentrare sul banner che ha personaggi sinergici che in realtà non mi fanno impazzire. Dato che ci sono soltanto Saz e Papalimo, non c'è un altro banner dove appunto si può dove si può evocare per Iroha, anche perché comunque free pool non ne abbiamo. È un periodo un po' standard questo nella versione JP, e non lo so, Saz ce l'ho già. Papalimo in realtà potrebbe essere interessante anche per la sua sfera. Teoricamente, ma non porterei mai un personaggio a viola come questo per quel tipo di sfera. L'ho già fatto in precedenza, ma non è una sfera che secondo me comunque valga la pena essere portata a quel livello. Caratteristiche delle armi: ovviamente abbiamo la LD all'interno del banner, la X che sembra essere comunque esteticamente anche più carina. La BT di Eldnarsh e tutto quello che ovviamente è il kit di Iroha insieme al kit di Saz e di Papalimo. Oggi faremo un paio di ticket. In realtà, da quello che ho visto, Iroha non mi ha convinto più di tanto, se devo essere sincero. Voglio tentare qualche ticket giusto per. Non ho intenzione di sprecare troppo. Teoricamente dovrei anche risparmiare qualche cosina per Seifer. E soprattutto devo riuscire anche ad arrivare a fine mese con delle cifre accettabili, proprio perché la burst di fine mese ancora non sappiamo quale sia. Il 13 arriverà l'Aile, ma è una cosa che non mi interessa, che quindi probabilmente skipperò. E poi vedremo effettivamente cosa ci riserverà fine mese per, diciamo, per concludere, questo mese un pochino particolare. Allora, detto questo, free ticket, vediamo, me lo sono conservato apposta, ma le speranze sono veramente minime, appunto. In totale ho 501 ticket. Vorrei spenderne una cinquantina, vediamo un po' come va questo banner. In realtà, ripeto, sono un pochino frenato, se devo essere sincero, anche se in realtà da un lato spenderei qualcosa anche come gemme, dato il fatto che comunque Lyle è un personaggio che non mi interessa. Quindi non pullerei a prescindere gemme su quel banner. Mentre invece qui, essendoci comunque Eldnarsh, che fondamentalmente è un personaggio che mi piace, magari potrei fare due piccioni con una fava pullando con le gemme.
Siamo a 400 ticket. Siamo, anzi, 450, quindi potrei andare a 400. Sì, va bene. Ok, tentiamone qualcun altro in più. Letteralmente, dai, Orbo Dorata. Ex di Saz. Va bene, ci siamo. Io una multicina in realtà la vorrei tentare. Una multicina, comunque in mezzo ci sono le LD, c'è anche la burst possibilmente di Eldnarsh da poter droppare, quindi in realtà una multicina la faccio. Così, giusto per rompere gli schemi. Bene, era meglio se non la facevo, ok. Basta. Tra l'altro cos'è una monooro addirittura, cioè proprio no, due. Oh, LD! Grandissima! Madonna, non ci speravo! Però l'ho detto, vedete, a volte una multi quando tu te la senti. Ok, va bene. Non me l'aspettavo, sinceramente. Però, cioè, me lo sentivo, ma non me l'aspettavo. Perché sentivo di dover pullare, sinceramente. Però va bene così, dai. Non ho speso tantissimo. 100 ticket è una multi, direi che è un prezzo onesto per tutto il kit. Quindi sono molto, molto soddisfatto. E a questo punto mi passerò parte della mattinata a maxarla, provarla un pochettino in campo e poi magari vedremo in futuro come sarà combinata. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me. Spero che il video vi sia piaciuto, anche se dura un pochettino. Fatemi sapere se voi avete pullato e se vi interessa questo personaggio. E poi noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Bye bye.